abbiamo ancora sicurezza. Signora, non hai soldi. Signora, qua non hai soldi. Non vuole pagare. Non è che non vuole pagare, non c'è i soldi. Deve mangiare. Voglio pagare, ma non c'è soldi. Non è che non vuole pagare. Tesoro, non c'è i soldi. Non c'è i soldi e deve mangiare. Deve mangiare. Come vogliamo fare? Chiamate la polizia. No, no, non c'è tempo, sto proprio pigliando a te. Ci manca una bella femmina, che potete pigliare? Eccolo qua, questa è la situazione. Avvocato Mori, buongiorno. Buongiorno, ciao Vito, come stai? Bene, grazie. Non so se hai visto il filmato. Non ci sono non l'ho visto. Non ci sono soldi per fare la spesa, i vecchietti soffrono la fame. Innanzitutto, lì in Liguria, com'è la situazione? In Liguria è una situazione tutto sommato abbastanza buona, insomma. Voce, sento malissimo. Smettiti. Senti? Ecco, adesso sì, dimmi. No, dicevo, in Liguria la situazione è abbastanza buona. Non ci sono in questo momento criticità particolari, quindi devo dire che per ora siamo abbastanza fortunati, ecco. E cos'è che non va? Dove stanno sbagliando? Se stanno sbagliando i politici di oggi, il governo, insomma. Io credo, insomma, che sia del tutto evidente che se tu chiudi un paese, fai il lockdown, contemporaneamente devono essere fatte misure economiche per chi non può più lavorare. È impensabile dire state chiusi in casa e non vi do i soldi per mangiare. È una situazione assolutamente intollerabile, dove la cosa più grave è rischiare di perdere l'ordine pubblico nel paese. Perché, Vito, la gente che non ha più da mangiare non ha più niente da perdere. E allora a quel punto, tra qualche settimana, se il governo veramente non mette i soldi necessari, che cosa succederà? Questa è la grande domanda che dobbiamo farci. È evidente che le soluzioni ci sono, altri paesi le hanno adottate. Si chiama helicopter money, cioè l'accredito diretto di soldi sui conti correnti dei cittadini. A quel punto la domanda è, questi soldi da dove vengono fuori? Questi soldi vengono fuori perché sono creati dal nulla. Con un click la banca centrale accredita il denaro sui conti correnti dei cittadini, punto. La situazione d'emergenza, quindi le misure da attuare devono essere quelle di emergenza. Non c'è alcun dubbio su questo. Se non lo facciamo, ripeto, rischiamo di creare una situazione peggiore addirittura del virus stesso. Ascolta, questo è il quadro. Ma in questo momento, tra l'altro, dicono che non devono mandare bollette, robe varie, ma in realtà le bollette stanno arrivando, te lo dico io personalmente, ma con tipo quelle dell'acqua, l'ho detto l'altro giorno, diciamo con delle cifre impensabili che in 4 mesi uno possa consumare 200 euro di acqua, insomma, quando dicevo una volta con 100 euro si pagava per tutto l'anno e nel frattempo stanno premendo con tasse, dicono di no, ma balzelli vari, hanno solo scopo di coprire gli errori commessi, dice un signore sottoscritto come il MES, hanno messo sul lastrico e alla fama anche l'Italia con le loro idee di globalizzazione. Insomma, dice anche Giuseppe da Lecce, insomma, dov'è l'errore? Cosa bisogna fare oggi per ottemperare, per trovare la soluzione a questi problemi? La soluzione è nella creazione di moneta. La moneta si crea dal nulla, questo deve saperlo per la gente, dobbiamo dirlo, dobbiamo ripeterlo in continuazione come un mantra. La moneta non ha limiti quantitativi nella sua creazione, sono scelte politiche. Se nemmeno di fronte all'emergenza siamo capaci di creare moneta, siamo al delirio, alla follia più completa. Tu capisci, Vito, che qual è l'obiezione che fanno di solito quando ci dicono creare moneta? Ah, ma l'inflazione, ma scusate, con tutta la gente in casa, chiusa dentro le proprie abitazioni, che non può lavorare, non può comprare, non può consumare, che volete creare inflazione? Si tratta semplicemente di restituire alle persone ciò che stanno perdendo. Noi sappiamo che ogni mese in queste condizioni perderemo circa 100-150 miliardi. Sì. Questi sono le ordine di grandezze che stiamo andando a perdere. E quindi i soldi devono essere iniettati nell'economia, se no salterà tutto. Ascoltami questo messaggio che ci manda la signora Tina da Bologna. Dice, povera Italia che ancora non riesce a difendersi da questa Europa che nega di intervenire dopo che nei trattati aveva promesso
che l'Europa sarebbe stato il luogo di pace, giustizia, sicurezza, senza confini interni, ma con rigidi controlli ai confini esterni. Confini esterni che però ha reso dei veri e propri colabrodo con quegli aberranti regolamenti di Dublino e direttive sull'asilo che scaricano sui Paesi membri che hanno frontiere esterne il peso e l'onere di mantenimento del mondo intero, clandestini o richiedenti asilo che siano. Povera Italia, aggiunge. Ma guardate, se c'è qualcosa di buono, tra virgolette, in questa situazione distopica in cui viviamo, è proprio la dimostrazione che l'Europa è totalmente inadeguata a rispondere alle esigenze dei singoli stati. Sono preoccupati soltanto del mondo economico e finanziario ed è vergognoso che in questo momento abbiano creato ostacoli proprio a fare quello che vi stavo dicendo prima, cioè immettere liquidità nel sistema. Questo appunto da un certo punto di vista farà aprire gli occhi a tante persone. Dall'altro mi scandalizza vedere il governo che, insomma, siamo in lockdown dall'8 marzo, cioè tutto chiuso dall'8 marzo, e vediamo un governo che ancora è lì a elemosinare queste cose all'Europa quando è chiarissimo che l'Europa non ci darà assolutamente nulla. Certo. Perché non ci darà nulla? Ma te lo dico francamente, il loro problema è, hanno predicato, lo sappiamo, austerità per 20 anni. Adesso cosa ci vengono a dire? Che hanno scherzato, che i soldi erano una scelta politica, potevano essere creati anche per i disoccupati, anche per chi non ce la faceva prima, i terremotati non dovevano essere abbandonati. Ecco, forse loro hanno paura di questo. L'ultima domanda che ti faccio, perché i tempi ahimè sono così brevi e mi dispiace perché anziché averti qua ti ho per telefono, però devi rispondermi rapidamente a questa domanda perché me lo stanno chiedendo in Italia, come Lucia anche da aprile, che pensa che quello che ha stabilito il governo, il ministro dell'interno, di far uscire i genitori con i bambini anche 100-200 metri, questo è una cosa che non sa da fare perché bisognerebbe aspettare almeno altri 15 giorni, quindi forse un pesce d'aprile, primo aprile, perché oggi è primo aprile, insomma, quindi cosa ne pensi tu rapidamente? Sono controcorrente anche su questo. Le misure di limitazione della libertà personale attualmente adottate sono eccessive. Ma perché sono eccessive? Lo dicono i dati. L'Istituto Superiore della Sanità ha certificato qual è la situazione del coronavirus. Questa è una malattia che è pericolosa da 60-65 anni in su. Sotto ci sono casi, lo sappiamo, ma questi casi sono rari e di per sé sono sicuramente tragici, ma non fanno statistica. Quello che è evidente invece è che questa malattia richiede la protezione di alcune classi di popolazione più alte di età e ovviamente delle persone che hanno delle patologie. Okay. Tutti gli altri devono continuare a vivere, questo è il concetto, ma ti dico anche perché. Perché a settembre, a ottobre o tra un anno il coronavirus è ancora qui. La pandemia è globale, noi possiamo chiudere, azzerare i casi, appena riapri il virus torna. Quindi non ha alcun senso la risposta che è stata data ed è contraria, ripeto, agli stessi dati che gli istituti superiori di sanità, vi invito ad andare a leggere, dispongono. Questo non significa sacrificare vite, questo significa proteggere quelle categorie di persone che devono poter stare in casa, devono essere assistite, non devono uscire a fare la spesa dove rischiano, ovviamente nel mentre va anche potenziata la sanità. Però se noi agiamo in questo modo possiamo contenere l'epidemia. Se invece continuiamo il lockdown totale, senza equilibrio, senza proporzione, rischiamo di perdere completamente il paese. Anche perché, come vedi, non stanno adottando misure economiche, quindi a quel punto è sicuramente meglio riaprire piuttosto che non. Però ripeto, per chi non ci crede, per chi è stupito da una dichiarazione di questo tipo, guardate i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, campione di 6.000 persone decedute, quindi un campione molto significativo dal punto di vista numerico, i dati sono questi. Soltanto il 2% non aveva altre patologie e la mortalità è insignificante sotto i 65 anni, questo è il fatto. Quindi bisogna pensare a misure adeguate al tipo di patologia con Va cui bene. Dobbiamo fare i conti. Va bene, grazie. Grazie. Ciao Marco, ciao. Un abbraccio, grazie per...